Buonasera e buon sabato ai nostri telespettatori, ben trovati al telegiornale. Dopo 7 anni il maggiore Giuseppe Marletta, comandante della Compagnia Carabinieri di Borgo Taro, lascia il suo incarico. È stato trasferito a Parma. Il servizio. Dopo 7 anni il maggiore Giuseppe Marletta lascia il comando della Compagnia Carabinieri di Borgo Taro. Ieri, nella sala consiglio del municipio, si è tenuta una piccola cerimonia di commiato voluta dall'amministrazione comunale. Arrivato da Siracusa nel settembre del 2008, Marletta è sicuramente tra i comandanti che più a lungo sono rimasti in capo alla compagnia del territorio della Valtaro. Un arco di tempo lungo dove per il militare non sono mancate operazioni delicate, una su tutte la scomparsa dal Bareto della giovane Florentina Nitescu, mentre per Marletta uomo la scoperta di un territorio che lo ha da subito accolto e con il quale ha instaurato un forte rapporto. Siamo stati accolti benissimo, trattati in un modo davvero unico, perché il bello di queste zone della Valtaro è l'atteggiamento degli altri, l'umanità, il rispetto, il mettersi a servizio degli altri. Qui ho trovato, come dicevano anche altre sedi di Vigili del Fuoco, un'organizzazione anche non codificata ma fatta a servizio degli altri, da lasciare a bocca aperta. Io ho fatto solo esperienze umane e professionali in Italia e in Iran. C'era qualcosa in embrione, ma nulla che può reggere il paragone con questo. Sicuramente contano molto le origini, la storia di questa zona, per fatto la montagna, il Montanari in senso buono, il tipo rude, forte, però che per gli altri si è sempre speso, anche perché si trova ad affrontare spesso avversità della natura non semplici da contrastare, quindi è abituato a rimboccarsi le mani. Quindi vedere questa solidarietà, questa dedizione per gli altri, vedere il Vigile del Fuoco, l'altro giorno abbiamo fatto cosa, c'è un solo dipendente pubblico, che adesso tutti atteggiati, che sono alla sirena, staccano e lasciano perdere il mobile che stavano costruendo per mettersi a servizio degli altri. Una cosa che mi lasciò a bocca aperta e tuttora continua sempre a colpire la produzione civile, una cosa impressionante. Dalle minime cose a Giro d'Italia, un'organizzazione complessa, se non ci fossero state loro, se ne ricordo quando certo. Quando parlavamo, commentavamo il campo che avevano organizzato lì di fronte a Cina, il nostro contributo è stato 1 a 10, parliamoci chiaro, rispetto a quello che sì, abbiamo diretto, eccetera, ma se non ci fossero state loro, se non ci fossero loro a supportare i cittadini, questo tipo, sarebbe veramente una situazione molto molto difficile. Quindi questo. Io ringrazio voi perché dal punto di vista umano mi avete fatto crescere molto. Ho conosciuto persone e sono venuto a conoscenza di situazioni che veramente mi hanno cambiato la vita e hanno fatto sì ovviamente che la scelta di restare a Borgo Taro fosse quella che è. Il maggiore si trasferirà al comando provinciale di Parma, dove si occuperà di logistica, ma assicura, come avete sentito, che il forte legame instaurato con la Valtaro non verrà mai meno. Mi fa piacere dirlo in questa sede ufficiale, che è il nostro Consiglio Comunale, che con il Maggiore Marletta abbiamo sempre davvero trovato una sintonia e una modalità operativa, a volte anche un po' fuori dagli schemi, sempre rispettosa dei ruoli, ma molto concreta, molto efficace, che poi è quello che serve per riuscire a fare le cose e farle bene. Quindi davvero un grazie per questo suo impegno in questi anni qui a Borgo Taro. Per noi è stata davvero una presenza preziosa, siamo sicuri che potremo continuare a contare su di lei per avere suggerimenti, aiuti, anche in questa fase di passaggio, che naturalmente ci sarà il passaggio di consegne con quello che sarà il suo successore nella capitaneria qui di Borgo Taro. Quindi un grazie davvero sentito da parte di tutti noi per questa collaborazione. Aggiungo una piccola nota di colore, se posso, se il maggiore che possiamo. A me fa piacere però comunque poter dire che salutiamo e auguriamo una buona proseguimento di carriera a Borgo Taro ormai, perché comunque il maggiore ha fatto questa scelta, io spero di vita, insomma, di rimanere qui con la sua famiglia, questo ci onora e ci fa ancora di più dire in bocca al lupo a Borgo Taro che insomma c'è stato vicino e continuerà ad essere. Quindi grazie di cuore davvero. Grazie. Al termine della cerimonia il sindaco Diego Rossi ha donato al maggiore Marletta una medaglia con dedica, mentre il militare lo ha omaggiato di un libro commemorativo dell'Arma dei Carabinieri. Abbiamo usato un piccolissimo gesto di così ricordo, una medaglia commemorativa dedicata al maggiore Giuseppe Marletta con riconoscenza 2 ottobre 2015. Grazie davvero. Grazie. Sarà tenuta la schiena di grazie. Grazie.
tra i ricordi più graditi. E che gli altri siamo grati, ovviamente, per l'ufficio. E anche noi, come polizia municipale maggiore, abbiamo dato il impegniamo il nostro crest, sperando che sia ben in vista. Grazie, sicuramente. Già sono a fare perché l'ho smontato tutto lo piede. Però al momento di montarlo è il nostro crest a livello regionale. Grazie, grazie. Pensiero da parte mia di tutti i nostri colleghi dei colleghi. Ho portato un piccolo pensiero a lei, in rappresentanza di tutta l'amministrazione, che uno dei libri commemorativi dell'Arma, l'anno scorso ha fatto parte delle persone di centenario, poi ho parlato del ruolo sociale dell'Arma in Grande, ho ritenuto che fosse quello più appropriato, visto bellissimo il rapporto che c'è qui nella Valtara fra carabinieri e istituzione, popolazione, scritto da un genere nostro, una redazione di Zalto, racconta proprio un sacco di episodi dove si evidenzia proprio questo ruolo. Grazie, grazie mille. Grazie. La tradizione agricola dell'Alta Valceno si mette in mostra domani a Ponte Ceno. L'associazione Ceno C'è organizza infatti nella giornata di domani per l'appunto la terza edizione della Sagra delle Patate, un'occasione per conoscere i produttori locali e per acquistare le patate dell'Alta Valceno, dalle quarantine tradizionali alla patata di Selvola. Ma sarà occasione anche per insegnare con il teatro ai bambini e ai più grandi cosa significa coltivare patate e soprattutto farlo in modo naturale e tradizionale. Si potranno assaggiare le ricette tipiche del territorio e si potrà anche mangiare nei ristoranti di Ponte Ceno un menù a base di patate su prenotazione. La giornata prevede anche una esposizione di patate tradizionali coltivate per sostenere la biodiversità agricola che è ancora marcatamente presente in Alta Valceno. A partire dall'inizio del prossimo anno, del 2016, prenderà avvio in Valtaro una nuova iniziativa formativa, quindi un nuovo corso riguardante l'addetto alla ristorazione con specializzazione nello street food, che abbiamo visto anche nel corso delle varie feste essere ormai un'attività di gran moda. Un nuovo corso con interessanti sbocchi lavorativi perché è alla ricerca di una nuova occupazione oppure di un primo impiego. Un'altra iniziativa formativa di spessore che verrà organizzata con l'inizio del 2016 riguarda l'addetto alla ristorazione con specializzazione nello street food. Lo street food, cioè il cibo di strada, la somministrazione di cibo di strada, sta avendo un grandissimo successo. C'è la riscoperta di quelli che una volta si chiamavano piadinari, i porchettari, cioè quelli che vendevano una porchetta e la piadina, i panini, i paninari, e tutte le nuove forme di distribuzione del cibo collegate al cibo etnico, comunque ai prodotti tipici di alto livello. Si trova dal panino di culatello di altissimo livello allo spiedino fatto con i prodotti tipici cinesi o piuttosto che il cibo cinese o le lavorazioni del Nord Africa. Ecco, questa nuova moda ha portato alla necessità di avere figure professionali in grado di, sempre nell'ambito delle qualifiche professionali della regione Emilia-Romagna e dell'Unione Europea, quindi un addetto alla ristorazione tradizionale, quindi con qualifica, di essere in grado di ottemperare a questo mercato, di seguire bene questo mercato. Un mercato complesso che dà grandi soddisfazioni ma che ha dei grossi rischi riguardanti l'igiene, quindi gli aspetti sanitari, la sicurezza personale, perché spesso questi tracker, questi oggetti movimentati rappresentano anche una fonte di guadagno e purtroppo anche una fonte di attenzione da parte di malintenzionati. Riguarda la sicurezza perché sono delle cucine, delle vere e proprie cucine, delle vere e proprie ristoranti che si muovono, quindi con rischio degli incendi, con rischio della folgorazione piuttosto che di altre situazioni pericolose. Ecco, questo corso aiuterà le persone che vogliono affrontare come dipendenti o come imprenditori questo settore ad affrontare meglio questo mercato, un mercato in grandissima espansione con grandi soddisfazioni. Per informazioni per l'addetto a ristorazione con specializzazione street food, rivolgersi alla sede di Fornovo piuttosto che alla sede di Borgo Valditaro di Forma Futuro, dove gli addetti potranno dare delle risposte e iniziare a orientare le persone verso l'iscrizione. Il corso è a numero chiuso ed è soggetto anche a una selezione, per cui dei 25 posti disponibili, per i 25 posti verrà fatta una selezione con una graduatoria ufficiale e per l'accesso al corso è necessario sostenere un esame psicoattitudinale e con la valutazione delle esperienze pregresse e delle capacità della singola persona. Per informazioni, sede di Forma Futuro di Fornovo di Borgo Valditaro, sito www.formafuturo.it. Esattamente
un anno fa la filantropa Anna Sichel restituiva alla cultura e alla cittadinanza la dimora in cui Giuseppe Verdi visse la sua giovinezza dagli 11 ai 18 anni. In questi 12 mesi sono stati davvero numerosi gli appuntamenti culturali che si sono susseguiti. A suggello di questo primo anno, per tutto il mese di ottobre, la Casa del Giovane Verdi a Busseto ospiterà una serie di iniziative legate al Festival Verdi. Domani alle 11 Marco Capra, docente di storia della musica moderna e contemporanea e di storia del teatro musicale all'Università di Parma, presenterà il volume edito a cura di Antonio Carlini, Fuori dal teatro, modi e percorsi della divulgazione di Verdi, libri, progetti di valorizzazione, fotografie artistiche, curiosità biografiche e trascrizioni musicali saranno fonte di nuove conoscenze ed emozioni che la casa frequentata dal piccolo Verdi amplificherà ed offrirà ai tanti, ovviamente, visitatori. Cambiamo pagina. I tanti reportage che vi abbiamo proposto dalla 40ª Fiera del Fungo Porcino IGP di Borgotaro si concludono questa sera con una intervista che abbiamo realizzato con Franco Del Grosso, borgotarese, ma da anni ormai ristoratore inglese. E mentre sta chiudendo la festa del fungo di Borgotaro abbiamo incontrato un amico di Borgotaro, un borgotarese doc che per tanti anni è stato a Londra, Franco Del Grosso, una persona che aveva due ristoranti nel centro di Londra e tre pub, tre paninoteche. Franco, come ti è sembrata questa festa del fungo? Ti è piaciuta? Bellissimo, è stato uno spettacolo venire qui a Borgotaro e ritrovare la nostra vecchia generazione, specialmente tradizionale, il fungo di Borgotaro. E anche, anche a far la posta è arrivato Beppe. Ciao Beppe. Ciao cari ragazzi, come va? Complimenti e congratulazioni a tutti. Franco, per l'idea, l'iniziativa e tutto quello che fate di bello per Borgotaro. Franco, cosa ti è piaciuto di questa festa del fungo? Di questa festa del fungo? Sì. Non so cosa dire. Ti è piaciuta? Mi è piaciuto il fungo, mi è piaciuto tutto e l'atmosfera della gente di Borgotaro. Senti, le novità di quest'anno, cosa che hai in mano, cosa dici? Buonissime, le novità sono buonissime. Il fungo è buonissimo, tutto è bello. È un spettacolo. Senti, fungo fritto per strada era un po' una novità, ma era sempre mangiata. Una novità, ma mangibile, ma no, ci mancava perché è una nostra tradizione, origine di Borgo Valditaro. Fungo fritto. Noi se lo portiamo anche a Londra, eh. Senti, parlando di Londra, tu eri un ristorazione di serie A a Londra. Un ragazzo che adesso volesse prendere e rifare la carriera che avete fatto voi negli anni passati, è ancora possibile aprire un ristorante a Londra e avere successo? No, non credo che sia possibile. Come abbiamo fatto noi non è possibile perché gli affitti sono aumentati al massimo e è impossibile, a meno che non ci sia uno che vada là con dei gran miliardi pronto a mettere fuori dei soldi e rischiare. Non so cosa dire, i nostri tempi erano diversi, i tempi adesso sono cambiati e è molto difficile al giorno d'oggi. Senti Franco, tu a Londra facevi ristorazione italiana, qual era il piatto che andava di più? Il piatto che andava di più era la nostra pasta italiana, gli spaghetti e anche le bistecche fiorentine, che vendevamo molte bistecche fiorentine, e in più la sogliola di Londra, che è sempre il piatto tradizionale di Londra. Che però non era italiano, la vendevi lo stesso? La vendevamo lo stesso, eh sì. Senti, e se tu dovessi esportare adesso qualcosa dall'Italia, cosa esporteresti da vendere a Londra? Cosa potrebbe andare? Al momento a Londra portano di tutto. E ti faccio, ecco, parlando di funghi, ho degli miei amici che adesso vogliono infatti portare il fungo di Borgotaro. È fantastico. Senti, mi dicevano anche che il miglior prosciutto di Parma lo mangiavi a Londra, era vero? È vero, molto vero, molto vero. Si mangiava dei prosciutti che venivano da Langhirano, che erano fantastici. Quindi gli inglesi si trattano bene, quindi uno che va a Londra deve sapere avere le idee chiare. No, l'inglese ha cambiato mentalità. Una volta non mangiava i nostri prodotti, ora vogliono solo i nostri prodotti. Senti, tu adesso a Borgotaro ci torni praticamente sempre, ogni mese. Adesso vengo a Borgotaro 2-3 volte all'anno perché ho mia mamma qui che è vecchia, allora per trovare la mamma è anche un bel ricordo per vedere Borgotaro e i miei amici borgotaresi. Quando torni stai sempre bene? Mi sento molto bene e molto accogliente dai miei amici. E con questi messaggi chiudiamo la Fiera del Fungo finalmente, perché veramente non ne possiamo più, abbiamo incontrato il mondo.